nella localizzazione di quella statua, di quell'opera d'arte in quello spazio, un bambino di domani, passando, ricordi come si viveva in quello spazio. E sia monito per noi, che abbiamo delle responsabilità, di far diventare quello spazio, quindi tutta la città dell'Aquila e tutte le aree del cratere, di farle tornare alla grandezza di quegli spazi prima di quella tragedia. È il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a indicare il valore simbolico dell'iniziativa culturale nata dalla volontà condivisa dell'intera Assemblea regionale su stimolo del consigliere aquilano Americo Di Benedetto. Un bando internazionale rivolto ai maestri d'arte ha lo scopo di realizzare 20 statue in memoria delle vittime del sisma del 2009. Una riconquista di spazi sottratti al vissuto quotidiano dei comuni, con la valorizzazione di quei luoghi che rischiano di scomparire nella memoria delle generazioni future. La conferenza di questa mattina, che si è svolta al Palazzo dell'Emiciclo, ha riunito istituzioni politiche e culturali del territorio per un primo confronto sulle dinamiche del bando, pubblicato sul portale del Consiglio regionale dell'Abruzzo e attivo dallo scorso 20 gennaio. È il primo firmatario della legge che ha previsto il concorso di idee, Americo Di Benedetto, a indicare lo spirito della proposta. Abbiamo promosso l'iniziativa chiedendo all'arte, ci auguriamo non solo locale, nazionale, internazionale, di darci una mano per questa memoria dinamica, innovativa, bella, che deve essere presente, e noi abbiamo l'ambizione di renderla presente nella città dell'Aquila e nei comuni del comprensorio che hanno avuto vittime. Lo abbiamo fatto raccogliendo la delicatezza d'animo di Maurizio Cora, che ci ha dato un'idea di questa particolare menzione commemorativa. Sulla commissione che esaminerà le proposte artistiche, Di Benedetto precisa. Ci sarà una commissione che in realtà è una commissione pratica, dove per rispetto ci sono tutte le figure istituzionali, ampliate alle figure che rappresentano la tutela dell'arte e la promozione dell'arte, come la sovrintendenza e l'Accademia delle Belle Arti, con l'aiuto anche dell'Ordine degli Architetti, ma poi la scelta definitiva della qualità dei bozzetti e della predisposizione a venire delle opere verrà fatta, mi auguro, anzi ne sono certo, da un elemento di contenuto artistico personale altissimo su cui si dovrà lavorare tutti insieme, insomma una figura, una persona, una personalità del mondo dell'arte.